Cosa ringrazio ovviamente l'amministrazione di Ovada, il sindaco Paolo Lantero che ha messo a disposizione il parco per questo evento e col quale poi ci siamo sempre confrontati sulle normative che via via uscivano e per cercare di riuscire a trovare la legalizzazione, ecco, alla realizzazione di questo evento, perché è tutto a norma, ecco, secondo le normative vigenti, ecco, però è stato tutto concordato a tavolino prima con l'amministrazione. Siamo riusciti a fare questo evento florovivaistico, quindi a mantenere la nostra data malgrado il periodo un po' duro che abbiamo alle nostre spalle. E quindi siamo contenti di essere riusciti a organizzarla. Noi abbiamo preparato tutto anche 2 mesi fa, come se anche in periodo più eravamo nel periodo più buio del Covid, però io ho lavorato lo stesso, ho detto ma chissà, magari riusciamo a farle, così tutte le procedure burocratiche che portano a realizzare un evento come questo le avevo comunque sviluppate. E poi il fatto mi ha un po' assecondato, perché poi hanno allargato un po' le maglie del Covid, si sono anche aumentate, hanno anche dal 3 giugno è stato possibile anche passare da una regione all'altra, quindi è un'edizione quasi normale apparentemente. In realtà, come vedete, tutti abbiamo la mascherina, se uno tocca degli oggetti si deve sterilizzare moltissimo le mani o usare i guanti, c'è un contapersone, perché comunque in base alla capienza del parco più di 928 visitatori in contemporanea non possono esserci. Fatto ciò, sembra una mostra normale anche in periodo Covid, quindi è un esempio che qualcosa si può comunque fare anche in questo periodo buio. E può essere anche inteso come un momento di passaggio da un periodo brutto a un periodo che si apre un po' a una nuova normalità, e trovare una nuova normalità con le piante, i fiori che ci accolgono e ci confortano un po', può essere un bel inizio. E quindi questo è un po' il messaggio di questa edizione di Fiorissima. Sì.